Oggi un Nutella Biscuits gigante. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Benvenuti qui nella solita cucina reale. Sono bene. Cresciuta, sei guardate, cresciuta, sono grazie, più alta di Gabriele. Grazie veramente a grazie che hai i tuoi sgabellini meravigliosi. Benissimo. Ciao a tutti ragazzi, ciao, oggi ciao. Volevo essere gigante anch'io perché brava. Ho creato, perché hai creato il Nutella Biscuit gigante, nel senso non è che l'ho creato, ho visto gli ingredienti del Nutella Biscuit e ho cercato di rifare la ricetta. Però è venuta perfetta. Quindi andiamo di là e andiamo a vedere il mega biscottazzo come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro Nutella Biscuit gigante. Cominciamo con la lista degli ingredienti. 230 g di farina 00. Un uovo intero. 150 g di burro a cubetti freddo. 60 g di nocciole che ridurrò in farina. Potete comprare la farina di nocciole già pronta, ma vi assicuro che l'intensità del sapore della nocciola è completamente diverso. Un cucchiaino di essenza di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, mezzo cucchiaino di sale che vado subito ad aggiungere nella farina per non dimenticarlo, 60 g di amido di mais e naturalmente la grande protagonista, un bel barattolozzo di Nutella. Io qui ce l'ho da 450 g, ma credo che ne utilizzerò un po' di più. Quindi minimo 4,50, massimo date fondo alla vostra golosità. 100 g di zucchero semolato. Cominciamo subito. Come prima cosa verso nel mio mixer tutte le nocciole e le riduco in farina, quindi velocità massima e via. Scusate il rumore. Nella bowl della planetaria, che già ho preparato con un gancio a foglia, verso il burro e tutto lo zucchero e lascio andare da prima a velocità moderata e poi accelero un po' la velocità. A questo punto stacco e aggiungo l'uovo. Faccio ben prendere tutto l'impasto dell'uovo. Aggiungo il cucchiaino di essenza di vaniglia. A questo punto inserisco così d'amblè tutte le farine, quindi la farina 00 con il sale, la farina di nocciole, l'amido di mais e il cucchiaino di lievito in polvere. E lascio amalgamare coprendo col tappo per qualche secondo, non tantissimo, Parto piano piano e faccio sì che tutti gli ingredienti si prendano bene tra loro. A questo punto quello che avremo sarà questo bel impasto morbido che lavorerò pochissimo con le mani. Creo una bellissima pallottola e la metto a raffreddare in frigo per mezz'ora all'interno di un sacchettino. Adesso parliamo un po' di misure. La mia teglia misura 24 cm e l'ho foderata con un foglio di carta forno. Mi occorrerà anche il fondo di una teglia più piccolo o una teglia più piccola. Questa esattamente è di 20 cm e mezzo, quasi 21, e relativo foglio per coprirla. Poi ho fatto un bel cuore con la N di Nutella, ve lo fotografo e ve lo metto sulla pagina Facebook di Due Cuori Una Cappa. Il link lo trovate qua sotto, cliccate e potete scaricarvi la foto. Vi dico però quanto è alto, da insenatura a punta del cuore 10 cm e mezzo, quindi invece da punto più alto a punta del cuore 13 cm. La N è alta 6 cm e mezzo. Tiriamo fuori la frolla dal frigorifero,
Ok, si è bella che raffreddata e dividiamola in due. Adesso creiamo una base di frolla che sia sottile, perché una particolarità dei Nutella Biscuit è proprio il fatto di avere una frolla molto sottile e molto croccante. Questo è il motivo per aver introdotto la nocciola e l'amido di mais nella frolla un altro motivo per cui è così croccante è proprio la sua sottigliezza, perché è quasi una tartelletta. La frolla è alta meno di mezzo centimetro. Prendo il fondo della mia teglia, già protetto da carta forno, e ritaglio. E voilà, cerchio richiuso e Nutella Biscuit inserito. E adesso bucherelliamo il fondo. Con la pasta che è rimasta creo un salamino, anche qui bello sottile. Creo una striscia di carta forno, stendo la carta forno sulla frolla e ritaglio ben bene i margini. Adesso prelevo la mia striscia e piano piano la adagio sul bordo della mia teglia, facendo attenzione a saldare la base. Con la lama del coltello un po' bagnato sagomo la parte superiore. Pensiamo adesso alla parte superiore con la rimanente pasta. Stendiamola, sempre molto sottile. Adagiamo la base su cui dovrà cuocere. La ritaglio con un coltello. Metto sopra la carta forno e la posiziono sulla teglietta su cui dovrà cuocere. Prendiamo la frolla che c'era avanzata, stendiamo sempre in maniera molto sottile, prendiamo la sagoma, io ho già detto che la trovate sulla pagina Facebook di Due Cuori Una Cappa. Eliminiamo la carta forno e pressiamo al centro così la N di Nutella. E adesso cosa dobbiamo fare? La parte più difficile. A questo punto stacchiamo il nostro cuoricino e posizioniamolo al centro della nostra base, così. E adesso facciamo i tagli. Per farli bene vi consiglio di andare a croce. Cominciamo da una parte e dall'altra, tipo orologio, 9-12. Ok, adesso prendiamo la prima base, posizioniamo un foglio di carta forno sulla base della nostra teglia più una striscia e al centro andiamo a mettere la nostra tortiera. Questo farà in modo che le due torte si cuociano contemporaneamente e che la base di sotto non faccia le bolle perché è pressata da quella di sopra. Questa braghetta vi servirà a fine cottura per tirare su la base di sotto senza fare danni. Mettiamo in forno statico a 180 gradi per 15 minuti circa e poi naturalmente andiamo a controllare. Quando la base superiore è dorata tiriamola fuori dal forno, facciamo stare altri 5 minuti quella inferiore in modo che anche la parte coperta si dori leggermente e tiriamo il tutto fuori dal forno.
Che bello, ed ecco sfornate le nostre due parti della torta, la parte inferiore, la parte superiore. Adesso cosa faccio? Metto un attimino da parte la parte superiore. Quante volte ho detto parte? Prendo un piatto da portata che avevo precedentemente messo da parte. Ok ragazzi, la smetto. Quindi una volta che, mi raccomando, la tartelletta si fredda, non prima, perché sennò vi si spezza, la facciamo con la Nutella. La Nutella che ho ovviamente precedentemente messo a bagnomaria. Verso l'infinito e oltre. Verso l'infinito e oltre. Tu quando vedi Nutella ti gasi. Ma dai, da gioia alla vista. Sì, questo è bello. Oltre che al cuore. Guardate come si spalma facile quando è calda. Questi sono i primi 450 grammi. E versiamo anche l'altra Nutella che avevo messo da parte. Il tintinnio di cucchiaino che sentite, Gabriele, che sta spazzolando ciò che resta del barattolo. Spalmiamo ben bene la Nutella, specialmente al centro. Lisciate. Tu stai lisciando i bordi però. Specialmente i bordi, lisciateli bene, voilà. Date la spatola a vostro marito, così magari se ne va in un'altra stanza. E adesso completiamo e pressiamo affinché la Nutella salga un po'. Venga un po' fuori. Voilà, ed ecco bello e pronto il nostro Nutella biscuit gigante per una super colazione. Ora, una mega tazza grande così e lo inzuppiamo dentro. No, tu saresti capace. Io sì, ma io lo sentite silenzioso, vero ragazzi? Perché guardate, ma fai vedere. L'ho finita. Però è educato, guardate come la lecca la spatola con il cucchiaino. Ma che c'è, un lord. Allora, ho trovato il barattolo, ragazzi. Bene ragazzi, basta, chiudiamo qui. Divertitevi a creare il vostro Nutella biscuit gigante. Seguite la mia ricetta che è buonissima, ve lo posso garantire. La frolla viene giusta. La frolla è ottima, l'ho assaggiata, è pure cruda. No, ma viene giusta come quella di quelli veri. Bella. E niente ragazzi, basta così. Ci vediamo subito dopo le foto del Nutella biscuit. Ciao. Avete visto com'è semplice fare un biscotto così grande? Quindi se anche voi siete amanti del biscotto alla Nutella, bene, questa è la ricetta giusta. Fatelo perché sennò veramente... Sono guai per voi. E sapete perché? Perché perdete una cosa buonissima. E allora, condividete il video. Venitevi a iscrivere sulla pagina Facebook di Due Cuori e una Cappa, in cui troverete le sagome per fare il cuore e la N di Nutella. E dopodiché lasciate lì le vostre foto del Nutella biscuit gigante che rifarete voi a casa. Ma tu vi aspettiamo. Veramente, immagini quanto sarebbe grande la busta se ogni biscotto fosse di questa grandezza. Potremmo fare tutti noi un mega pacco di biscotti, ognuno ne prepara uno. Bene. Immaginate, e bene. Dopo questa ilarità ricca di cioccolata, noi ci vediamo sempre qui sulle vostre tavole per una nuova ricetta golosa. Ciao.